Benvenuti a tutti. Io sono Stefania Quaticci, sono la candidata capolista della circoscrizione di Fermo e sono qui questa sera per la presentazione della lista per la prossima campagna elettorale del 20 e 21 settembre per questo partito Vox Italia. E sono molto contenta perché questa sera qui con noi abbiamo l'onore di avere il filosofo Diego Fusaro, che è anche la persona che ha dato l'idea della creazione di questo partito. E abbiamo anche la candidata presidente Sabrina Banzato. Vox è un partito nuovo, non è un nuovo, è un partito veramente diverso da tutto quello che noi abbiamo immaginato nel tempo. È un partito che vede scendere in campo la società civile, quelle persone che ormai sono stanche arrabbiate, che non vedono più futuro e che non vogliono più, non hanno più speranze, non possono credere a questo tipo di politica, a questa vecchia politica, alle lobby, ma anche alle false opposizioni. Purtroppo spesso sono due facce della stessa medaglia. Noi vogliamo delle Marche sane, pulite, forti, partecipate, delle Marche che si liberino di una politica che è una politica autoreferenziale e blindata, lontana dai cittadini. Una politica che quindi noi vogliamo liberare, la politica e la regione, da tutte quelle persone, quei politici che hanno fatto affari con i loro complici e li hanno fatti anche in questa situazione del Covid. Hanno fatto e hanno creato un regime business sul Covid. E questo sulle spalle nostre, di noi cittadini, anche strumentalizzando purtroppo la paura di contagiare. Le Marche sono una regione bellissima, è una regione che ha delle potenzialità straordinarie, ha una grande creatività, abbiamo capacità straordinarie in tutti i settori, però abbiamo anche tanti problemi che ci vengono proprio da anni di politica assente, autoreferenziale, lontana dai cittadini, che ha fatto più gli interessi personali che gli interessi delle comunità. Ci ritroviamo con una regione che dopo 4 anni ancora le macerie nei paesi sotto le macerie per il terremoto. Una regione dove la ricostruzione del terremoto non è ancora realmente seriamente partita. Abbiamo una situazione industriale, artigianale, partita IVA che soffrono fortemente. Se pensiamo ai nostri settori industriali, quelli che conosciamo più vicini, quelli che conosco io, ma sicuramente poi anche nelle altre province, la situazione è drammatica. Se pensiamo al distretto del Cappello, anche al distretto della calzatura, abbiamo perso tantissimi posti di lavoro. Per non parlare poi del turismo, che è il settore che io conosco perché sono imprenditrice nel settore turistico, e il turismo è al lumicino, nonostante in questi anni i politici abbiano sempre sbandierato un incremento continuo del turismo e un straordinario successo da parte della politica e del turismo. La realtà è ben diversa e noi che lo viviamo lo sappiamo. Quindi quello che noi pensiamo è che si possa veramente cambiare. E io vi devo anche confessare una cosa, sono un po' rattristata come proprio capolista di questa circoscrizione, perché di fatto stiamo subendo un oscuramento da parte della stampa. Anche oggi i giornali cartacei non hanno assolutamente parlato di questo evento importante, perché qui noi apriamo non solo la campagna regionale della nostra circoscrizione, ma qui si apre la campagna delle Marche di Vox Italia. E allora io vi invito a seguirci, non aspettiamo la stampa, andiamo oltre, non ci fermeremo, sicuramente non ci fermeremo, andremo avanti fino in fondo.
seguiteci, abbiamo diversi strumenti che abbiamo messo in campo, abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la pagina Twitter di Vox Italia Marche, abbiamo il sito di Vox Italia, abbiamo tutti questi strumenti che ci consentono di essere in contatto con voi. Faremo in tutta la regione, e io sto già pianificando qui nel territorio una serie di incontri, di cenacoli, perché è estremamente importante che ci si possa incontrare, si possa ricreare relazioni e si possa veramente condividere i nostri pensieri e immaginare un futuro insieme. Quindi ecco, vi invito a essere vicino a noi e a dire basta insieme a noi, a dire basta, ma se voi volete lo possiamo dire insieme. Vi ringrazio e passo la parola a Alessandro Lippo, che è il coordinatore regionale. Grazie Stefania, grazie a tutti. Sì, sono il coordinatore regionale. Abbiamo già compiuto un mezzo miracolo, siamo nati con il primo circolo a ottobre dell'anno scorso e abbiamo lavorato tantissimo attraverso la rete durante il lockdown e abbiamo aperto i circoli in tutte le Marche, e questo ci ha consentito ad essere presenti alle prossime elezioni regionali con tutti i candidati. Vi dico subito che ad Ascoli Piceno, capolista, abbiamo qui un medico ricercatore, dottor Mastrangelo. Poi abbiamo a Fermo proprio la nostra imprenditrice Stefania Acquaticci, che ha un bellissimo casolare del 1650. Abbiamo ad Ancona la dottoressa Rosella Sbarbati, medico nutrizionista e biologa. A Pesaro abbiamo la nostra candidata presidente Sabrina Banzato, e a Macerata ci sono io. Sabrina è funzionaria regionale, anch'io sono un funzionario, quindi medici, funzionari, come ben capite, abbiamo tutti un lavoro e non usiamo la politica per avere un'occupazione. Siamo cittadini che abbiamo deciso di scendere in campo proprio per queste elezioni regionali, anche in virtù di quello che è successo con il Covid. Ribadisco che noi non neghiamo assolutamente la questione del virus, del coronavirus. Noi come Vox Italia Marche, con il nostro filosofo Diego Fusaro, contestiamo la gestione politica dell'emergenza epidemica. Era il 27 gennaio di quest'anno e il nostro Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute hanno dichiarato, ve lo ricorderete, siamo prontissimi, 27 gennaio 2020. Siamo prontissimi significa che siamo prontissimi, che abbiamo un piano contro l'epidemia, abbiamo tutte le attrezzature, dispositivi di sicurezza. Poi è arrivata l'ondata, siamo prontissimi un bel corno, ce l'hanno detto i medici, senza mascherine, senza calzari, senza respiratori, senza nessun dispositivo di protezione, senza un coordinamento, senza un piano di emergenza. Perché anche è successo questo, i nostri mass media purtroppo non ne parlano, e questo è gravissimo, perché due dirigenti nazionali lautamente pagati da noi cittadini, uno ha smantellato l'ufficio analisi epidemie a Roma e oggi fa il consigliere proprio del ministro, l'altro non ha aggiornato il piano pandemico fermo al 2006. Perché queste persone non sono state immediatamente deferite agli organi competenti, che noi come cittadini riteniamo la prima causa di non prontezza all'emergenza? Qual è stata la soluzione quindi più imminente, immediata, anche più sicura in quel caso, non avendo nessun dispositivo, questi poveri medici si coprivano con i sacchetti per potersi proteggere? Il lockdown, ok? Altra dichiarazione. 2 settimane di lockdown, ve lo ricorderete tutti, e saremo più forti di prima. Siamo stati chiusi 3 mesi e il paese è economicamente, socialmente, imprenditorialmente in ginocchio. Come dice il buon Diego, vedremo il risultato di questo lockdown a livello economico a ottobre. Quindi quella è stata la soluzione, 2 settimane più forti di prima, questa è stata la dichiarazione. Ma cosa contestiamo? Perché noi siamo per la democrazia, la Costituzione, la difesa della Costituzione, la libertà. Siamo stati chiusi in casa per 3 mesi,
Sono stati compressi i diritti costituzionali, non lo diciamo noi, è intervenuta la dottoressa Cartabia, presidente della Corte Costituzionale, è intervenuto il professor Cassese, presidente emerito della Corte Costituzionale, è intervenuto il giudice Manganiello perché ha annullato un verbale di un cittadino che era uscito di casa e si era preso 400 euro di multa, perché l'analisi di questi grandi giuristi è che non si possono comprimere in quella maniera i diritti costituzionali, ma l'analisi deve essere fatta attraverso il dialogo tra le varie istituzioni. Invece abbiamo visto noi cittadini chiusi in casa, il passante solitario che passeggiava sulla spiaggia, sul litorale, non infettava nessuno, inseguito con elicotteri e droni, e abbiamo visto i capi mafia uscire dal carcere. Noi diciamo basta, ecco perché siamo qui oggi, diciamo basta. Riflesso a livello regionale, 13 ospedali chiusi o ridotti a cronicari che sarebbero stati utilissimi se fossero stati immediatamente potenziati. Cosa hanno pensato di fare? A maggio, quindi a tempesta passata, hanno aperto il Covid Center di Civitanova contro il parere dei medici, contro il parere dei sindacati, contro il parere degli esperti sanitari. Le associazioni hanno denunciato e oggi anche lì c'è un'inchiesta giudiziaria. Abbiamo, cosa è successo in regione? Quindi fallimento dell'aspetto sanitario con questo governo regionale, fallimento dell'aeroporto, anche l'aeroporto è fallito, anche lì altre inchieste, i capi di imputazione sono da accaponarsi i capelli, falso in bilancio, bilancio creativo, passività non inserita in bilancio, è fallita anche la ricostruzione, tanti concittadini ancora sono fuori dalle loro abitazioni e allora noi non abbiamo più dei punti di riferimento. Chi ha governato sino ad oggi l'ha dimostrato, come ha governato l'abbiamo vissuto tutti noi sulla nostra pelle. Il centrodestra è speculare nelle regioni anche dove hanno governato hanno fatto il stesso piano sanitario, lo stessissimo piano economico, identico piano economico, per non parlare del grande fallimento del partito del cambiamento. Quindi, non avendo più fiducia in questa classe politica, abbiamo deciso di scendere in campo noi cittadini. Quindi, e abbiamo una grande occasione storica nella nostra regione di fare una rivoluzione culturale pacifica. 600.000 concittadini, 5 anni fa, 600.000, non sono andati al voto, già allora sfiduciati, 600.000, il 51%. Se questi cittadini prendono coscienza di questo potere democratico e dovessero andare il 20 settembre tutti quanti a votare e a votare Vox Italia Marche o anche un altro partito veramente alternativo, perché ci sono, il 22 settembre sono tutti fuori dal palazzo, tutti fuori, è la rivoluzione della matita, come diceva Paolo Borsellino. Quindi invitiamo con il passaparola, perché non abbiamo ovviamente spazio in mass media, ma con il passaparola invitiamo tutti i nostri cittadini ad andare a votare e a votare un'alternativa vera e concreta. E quindi adesso cedo la parola alla nostra candidata presidente Sabrina Banzato, una donna forte, capace, competente e libera, perché Sabrina rappresenta Vox Marche, un partito fatto di cittadini competenti, capaci, forti e liberi. Grazie a tutti per essere qui questa sera. Vieni Sabrina. Grazie Alessandro, e così grazie anche perché Alessandro Lippo è stato colui che ci ha un po' trascinato, ci ha fatto pensare, ci ha fatto riflettere, ci ha portato ad essere una nuova comunità e quindi sì, grazie a lui, credo che sia proprio la vera prima persona che nelle Marche ha deciso che dovevamo ritornare a fare politica e che avevamo delle possibilità per farlo. E, bene, io ringrazio anche tutti gli altri che non vedete qui, che invece ci stanno aiutando in maniera veramente importante, senza tutti coloro che si sono movimentati non saremmo arrivati qua. Siamo un partito nuovo, non un nuovo partito, ma siamo un partito nuovo. Nuovo vuol dire alternativo, ma alternativo in un senso vero, in un senso concreto. E il partito nuovo che arriva, nonostante la sua gioventù e nonostante la sua giovinezza, riesce a organizzarsi in così pochi mesi di fronte a una situazione così drammatica,
per un po' di tempo avevamo pensato che non era il caso di presentarsi perché eravamo nati da poco tempo e volevamo essere più bravi, ma forse siamo già abbastanza bravi. Non avremmo mai fatto un disastro del genere, quindi sì, siamo già abbastanza bravi. E chiaramente la pandemia ci ha dato una grande mano, infatti quello che abbiamo deciso di fare è di essere alternativi in questo senso. Il nostro motto principale è no regime Covid. No regime Covid significa no, no secco alla gestione politica ed economica in cui ci troviamo, no a tutto ciò che uccide la libertà, no a tutto ciò che si contrappone alla democrazia, alla Costituzione. E questo è quello che ci ha spinto ad essere presenti fisicamente ovunque per poter portare forte questo messaggio. Oggi noi dobbiamo decidere dove stiamo, o di qua o di là. Chi sta con il no regime Covid difende la Costituzione, difende la libertà. La libertà sotto tutti i punti di vista. Chi sta dall'altra parte ha paura, principalmente ha paura, la paura vince sul desiderio di vivere, non dobbiamo avere paura. Non siamo negazionisti, come vogliono dirci, noi siamo coloro che riconoscono l'esistenza di una malattia, ma non riconosciamo assolutamente tutti coloro che si oppongono alla libertà. Non possiamo pensare che gestire oggi una malattia significhi comprimere i diritti. I diritti non si possono comprimere. E questo voi tutti quanti avete potuto vederlo con i vostri occhi, lo stiamo continuando a vedere. Noi siamo qui con le mascherine in mano, non sappiamo, io quando sono arrivata qua ho chiesto ma che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci la mascherina? Come funzionano le leggi adesso? Non si capisce, non siamo più capaci di capire quali sono le regole. Nessuno vuole non rispettare le regole, ma quali sono le regole? Da dove vengono? Che cosa sono queste regole? A cosa servono? A cosa servono? Io sono contrarissima al distanziamento sociale. Perché ci hanno aggiunto questa parola? Pensateci. Che senso ha la parola sociale dopo la parola distanziamento? Forse ha un altro senso? Forse non dobbiamo stare vicini? Perché non dobbiamo stare vicini? Perché se stiamo vicini ci possiamo parlare? Forse ci possiamo anche spiegare? Forse possiamo anche capire qualcosa di più? Questo non va bene. Non va bene. Distanziamento di fronte a una malattia è un discorso, distanziamento sociale è qualcos'altro. E quindi i messaggi passano in modo diverso. Un'altra cosa fondamentale. Alessandro ha detto, giustamente parlando della salute di questa regione, perché noi viviamo in questa bellissima regione massacrata, che sono stati chiusi 13 ospedali. Benissimo, tutti dicono la stessa cosa. Se voi ascoltate i nostri avversari non fanno altro che dire ah ma noi adesso potenzieremo la sanità, ah ma certo figurati, prima li abbiamo chiusi gli ospedali, adesso cosa facciamo? Li riapriamo, certo, sempre le stesse persone, quelli che li chiudono poi li riaprono. E noi ci dobbiamo credere, giustamente. Oppure l'opposizione, no? Quelli che dicono, ah, ma noi siamo stati all'opposizione, non potevamo fare niente, che peccato, sono la coalizione di centrodestra che in Lombardia e in Veneto ha già fatto le stesse cose, ha chiuso gli ospedali e li ha ricostruiti con i project financing. Sapete cosa sono i project financing? Sono quei progetti di business che fanno guadagnare soltanto il privato utilizzando i nostri soldi, ok? No, non ci stiamo, no. La salute è pubblica, deve essere pubblica, la nostra Costituzione lo prevede. C'è chi dice di no, c'è chi dice che il privato può fare tutto. No, il privato esiste perché la democrazia esiste, ma esiste a fianco del pubblico. Non sostituisce il pubblico per rubare i nostri soldi. No, la salute non si vende. E questo non è credibile, detto da chi invece l'ha sempre venduta e continua a farlo. Non è credibile. Ok? Così come non è credibile che dopo 4 anni di terremoto con 4 commissari diversi noi dobbiamo continuare a pensare che in questa regione per riuscire a ricostruire abbiamo bisogno di essere commissariati. Le parole che vanno per la maggiore, commissariamento, straordinarietà, emergenza, io voglio vivere nella normalità,
insieme alle persone, voglio vivere in comunità, voglio che si torni ad essere umani in questa società disumanizzata, dove tutte le persone vengono sempre separate, non oggi, oggi l'hanno tradotto, gli hanno dato anche un nome, ma è un pezzo che siamo separati, è tutto separato, è tutto diviso, e così diventa, ma non è competenza mia, è competenza sua, allora è competenza di qualcun altro, perché non è competenza di tutti, se siamo tutti insieme? Se questa è una comunità è competenza di tutti, se dove non arrivo io arriva lei o arriva qualcun altro. Ricostruiamo la comunità e per farlo, come diceva Alessandro, è necessaria una crocetta importante, perché la regione, il governo regionale è fondamentale. Le regioni fanno le leggi, le regioni legiferano sulla nostra testa se noi non partecipiamo, e non stiamo coloro che diranno ma sì, facciamo dei bei tavoli della consulta, facciamo, vi consultiamo, vi sentiamo, vi ascoltiamo, poi andiamo a casa e facciamo quello che ci pare. Partecipare è una cosa diversa, e uno dei punti fermi del nostro programma qual è? Costituzione di un tavolo che renda di nuovo centrale il territorio e che permetta a tutti coloro che appartengono a quei territori di partecipare attivamente alla costruzione di nuovi sistemi. Nuovi paradigmi devono dare nuovi sistemi per stare insieme e creare comunità, e per fare questo ci vogliono anche nuovi metodi. Ve ne dico uno che appartiene al nostro programma: l'approccio della sussidiarietà circolare, che badate bene non è l'economia circolare, che ha sempre un riverbero neoliberista. La sussidiarietà circolare è un approccio che vede seduti tutti allo stessa stregua: lo Stato, il mercato, il terzo settore, i cittadini, i comitati. Dobbiamo stare seduti insieme a parlare della nostra comunità, insieme dobbiamo decidere qual è il progetto migliore per la nostra comunità, e non in modo separato, il terzo settore da solo, lo Stato da solo, oppure addirittura facendo accordi, no? Tempo fa io raccontavo che nella nostra regione ci sono stati, e sono stati anche molto decantati, accordi tra il comune e il terzo settore, che diventava l'unico gestore del giardinaggio di quel comune. E perché? Giardinieri non contano niente? Cioè, qualcuno rimane sempre escluso, capite? In qualsiasi cosa noi facciamo, se non siamo seduti tutti insieme in termini sussidiari e circolari, con una condizione di scambio, di condivisione, di cooperazione costante, che la cooperazione fa parte dell'umanità, eh? Essere umani significa essere sociale significa stare insieme. Ok, vedo un po' delle luci che mi uccidono, però questo è quello che conta. Un'altra chiave di lettura importante del nostro programma: voglio guardare questa regione con la forza della fragilità, voglio una lente di ingrandimento che ci permetta di guardare ogni angolo del nostro territorio e della nostra vita con la forza della fragilità. Siamo tutti esseri umani, anche fragili, e questo sì che ci permette di raggiungere un concetto di parità, ma che non è la parità di genere ideologica, è una parità di condizione, perché tutti noi possiamo vivere momenti di fragilità. E questo, a partire da chi è più fragile, vuol dire far del bene a tutti. Per questo possiamo parlare di reti di accessibilità, ma non di barriere puramente architettoniche. Guardate che le barriere sono tanto mentali, sono culturali, ed è quello che abbiamo detto prima, no? Non saremmo arrivati a distanziamenti se non ci fossero state delle barriere culturali di mezzo. Okay? Abbiamo bisogno di tornare ad essere umani, umani. Saremo i vigilantes della democrazia attraverso comitati popolari di controllo della democrazia, degli atti amministrativi. Popolari vuol dire che ci sono strumenti che si possono veramente realizzare nelle nostre amministrazioni. E che cosa potremo fare di fronte a un disastro socio-economico di questo tipo a ottobre? Non abbiamo la bacchetta magica. Certo che non ce l'abbiamo, non ce l'hanno neanche gli altri che ci propongono le stesse ricette. Un esempio? Internazionalizzazione. Io sento gridare dappertutto, gli avversari gridano internazionalizzazione. Ma ragazzi, non abbiamo da mangiare, non lavoriamo nel nostro piccolo. Abbiamo bisogno di andare all'estero oggi, abbiamo bisogno di capire chi siamo. Abbiamo bisogno di capire dove sono le nostre risorse, che sono tante e che se le rimettiamo in gioco ci permettono di essere veramente autonomi. Indipendenti. Sovrani significa essere indipendenti, dipendenti solo dalle nostre risorse, capaci di scambiarcele.
capaci di condividerle e di farle diventare il doppio o il triplo, rigenerandole costantemente, senza distruggere, senza costruire dove non serve, senza pensare soltanto ed esclusivamente a interessi economici, che sono invece interessi finanziari, speculativi. L'economia è qualcos'altro, non è la finanza. L'economia è stare insieme e vivere meglio insieme, lavorare per il bene comune. Ci siamo dimenticati tutto questo. Perché? Perché comunque chi ci ha governato ha sempre governato per altri interessi, che non sono quelli di Vox. Vox Italia è un partito nuovo che pensa in questo modo e agirà in questo modo, a tutti i costi. Bene, io vi saluto e vi faccio un appello, veramente, accorato. Noi siamo molto fiduciosi, siamo convinti che il lockdown abbia aiutato molti di noi, molti cittadini, a capire che questa non è la vita che vogliamo. Stiamo correndo, non ci rendiamo nemmeno conto che ci sono politici che ci governano, non sappiamo neanche che cosa ci raccontano perché non abbiamo il tempo di ascoltarli. Dobbiamo tornare ad appropriarci del nostro tempo, quello che abbiamo tanto apprezzato durante il lockdown. Per il primo mese molti dicevano: oh, che bello, però adesso posso stare con i miei figli, posso cominciare a parlare con mio marito che non ci parlavo, posso parlare con i miei vicini di casa. Hanno fatto le cene, ve lo dico, abbiamo fatte tutti le cene, non le potevamo fare più perché non avevamo tempo. Il tempo è nostro, la vita non è lavorare 24 ore al giorno, la vita è stare insieme e occuparsi del bene comune insieme, in termini comunitari. Lo possiamo fare, non è vero che siamo piccoli, noi siamo la massa. 735.000 cittadini non hanno votato 5 anni fa, andate a votare, l'alternativa c'è. L'alternativa vera, fatta di cittadini che vogliono ritornare ad essere umani, esiste e siamo noi. Grazie.